Buongiorno a tutti. Rassegna stampa del 16 marzo 2016. È stato annunciato il ritiro delle truppe russe dalla Siria. Speriamo che questa azione serva a distendere i rapporti fra Stati Uniti e Russia, perché altrimenti ci sembra di vivere nel 1983 e non nel 2016. Noi comunque restiamo ottimisti e continuiamo a raccontarvi delle notizie buone a livello economico, che indicano come la Russia sia un paese, nonostante tutti i problemi che ha, un paese ancora in crescita e sul quale consigliamo vivamente di puntare. La prima notizia riguarda la Russia che riprende se stessa. Il rublo debole favorisce la produzione interna e ci sono già aziende come per esempio la Datacam, che produce videocamere e registratori, che stanno riportando in patria la produzione. Quindi nel caso della Datacam, la fase di assemblaggio che avveniva a Taiwan è stata riportata qui in provincia di Mosca. La seconda notizia riguarda la Russia che si espande all'esterno, quindi investimenti in Iran, altro paese rimasto fuori dal consesso internazionale per troppi anni a livello economico perché sanzionato dagli Stati Uniti. Il fondo russo Parus Capital ha investito molti soldi, molti rubli, in tre siti internet, tre colossi paragonabili ad Amazon o ad altri siti dove vengono posti gli annunci di compravendita. La popolazione iraniana è composta in gran parte da giovani, quindi sono in circolazione un numero di svariati milioni di smartphone e di computer sui quali i giovani sono abituati ad effettuare gli scambi. Quindi è un mercato di una concezione molto semplice ma che fa gola a tanti. Parliamo ora dei rapporti tra Russia e Italia. Abbiamo visto una bella intervista al presidente della Commissione della Camera di Commercio di Mosca per gli affari con l'Italia, Kastantin Grohin, in cui vediamo ribadite idee che noi raccontiamo alla nausea a tutti coloro che ci chiedono della Russia. Le idee sono sempre le stesse, cioè di investire al di fuori di Mosca e Pietroburgo e andare nelle cosiddette regioni, cioè guardare oltre gli Urali, in quel territorio immenso e popolatissimo che va appunto dagli Urali fino all'Oceano Pacifico, dove ci sono città popolatissime con uno stipendio medio relativamente alto, dove c'è la ricchezza delle materie prime, ma le infrastrutture o mancano, o comunque gli impianti industriali mancano o vanno rinnovati perché sono ancora quelli sovietici degradati durante gli anni 90. L'altra idea è quella del Made with Italy, lo slogan che ci piace molto e che consiste in questo: non più vendere semplicemente il prodotto finito alla Russia, ma consegnarle il know-how, far affare in questo modo. Delocalizzando. Ora, delocalizzazione è una parola che a tanti non piace e non piace neanche a noi se è intesa come chiudere una fabbrica in Italia e riaprirla all'estero, quindi levando lavoro agli operai italiani. È invece una parola estremamente utile quando ci sono situazioni come per esempio il mercato alimentare che vengono chiuse da fattori, da contingenze politiche, e quindi per non perdere la Russia è necessario aprire qui una produzione, quindi non si chiude nulla, semmai si apre e si espande. L'altro concetto che Kastantin Grohin accenna è quello del turismo. I russi sono innamoratissimi dell'Italia e lo saranno sempre, ma sono dei turisti con le loro peculiarità. Quindi, secondo Grohin, il turista russo non è un turista europeo e va seguito in un certo modo e darà soddisfazioni economiche a chi lo accoglie. Il Sole 24 Ore ha ripreso l'evento di cui abbiamo anche parlato noi, cioè il seminario italo-russo tenutosi a Milano, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria Ragaglini. E anche qui vengono sottolineati i concetti appena espressi, ma sotto un piano più strettamente giuridico. Chi sembra avere capito questa lezione sono stati i francesi. Abbiamo già parlato dei casari della Corsica, invitati qui in Russia a insegnare a produrre il formaggio. Abbiamo ora un'azienda francese che ha deciso di investire molti soldi qui in Russia, aprendo impianti produttivi e insieme a un partner russo, investendo in moltissime piccole aziende agricole che forniranno la materia prima. E quindi speriamo che l'esempio venga seguito anche dall'Italia. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a raccontare di noi anche ai vostri amici, quindi parlate di noi e parlateci bene. Vi ringraziamo, Spasiba Balshoe, Svidania, arrivederci.